Buongiorno, bentornati al Tè Artistico e oggi sono con noi. Olivia Nesci, geomorfologa dell'Università di Urbino. Rosetta Borchia, esperta di paesaggi d'arte, Urbino. Benvenute, grazie di partecipare a questo video. Grazie a voi. Grazie a voi. Noi siamo curiose perché avete una teoria. Perché noi, chi guarda la Gioconda si sofferma sempre sulla figura centrale, che è il personaggio raffigurato. Ma voi riuscite ad arrivare a una teoria secondo la quale il paesaggio retrostante alla Gioconda in realtà non sarebbe un paesaggio inventato, ma sarebbe un paesaggio che tuttora ai giorni nostri è identificabile. Quindi, e cambia anche la teoria in sé per sé su chi è la Gioconda, quindi siamo un curiose. Dunque, il paesaggio della Gioconda è un paesaggio più che reale, quasi iperreale, un po' però come tutti i paesaggi dei quadri del Rinascimento, tutti i paesaggi sono reali e si identificano con i personaggi rappresentati in primo piano. E la stessa cosa è avvenuta per la Gioconda. Il paesaggio della Gioconda rappresenta l'intero Ducato di Urbino con una porzione di Toscana, che è quella confinante appunto con la Romagna e con il Montefeltro. Ma si identifica con la Gioconda per quanto riguarda il territorio del Ducato di Urbino, che è il Montefeltro, ma si identifica anche con altri due personaggi, di cui però dobbiamo un attimo parlare. Giuliano de' Medici, ospite alla corte di Urbino, e Urbino è rimasto per molti anni, fu amante della Gioconda, tale Pacifica Brandani. Dalla Gioconda, dalla Pacifica, ebbe un figlio che fu chiamato Ippolito e poi diventò anche cardinale. Bene, tornando al paesaggio, questo paesaggio si identifica con questi tre personaggi. L'intero Ducato di Urbino si identifica con la Gioconda, la parte di Toscana con Giuliano de' Medici, che era di Firenze, e poi, curiosamente, a unire questi due territori c'è un ponte reale che rappresenta, secondo noi, il figlio Ippolito, che fa da congiunzione con questi due stati. Ma infatti avevo anche letto che c'è un affresco nei Palazzi Vaticani che forse potrebbe rappresentare anche lo stesso Ippolito, che infatti poi Sì. verrà riconosciuto e andrà a vivere nella corte papale, se non ricordo Sì, ci male. sono anche quadri importanti dipinti da Raffaello che Esatto. naturalmente rappresentano Ippolito piccolino e anche suo padre, che era già un personaggio molto famoso, molto importante. Qui stiamo sganciando una bomba, non so, perché tutto il mondo crede che la Monna Lisa sia la No, Gioconda di assolutamente. Firenze, del Vasari, citata, la famosa Gioconda citata dal Vasari. Quindi noi stiamo... Certo, però le È una cose non bomba. stanno così. No, ma è da tanto che è una bomba. Persino il professor Pedretti, lo storico d'arte più famoso, insomma, che poi abbiamo conosciuto, ci ha ospitato a casa sua, Gli anni negli 50. anni 50 diceva che raccontava una piccola parte della storia che ho raccontato io. Lo stesso professor Zapperi, che è un importante storico di Roma, ha scritto un libro circa, ormai saranno anche 10 anni fa. Il titolo è Addio Mona Lisa e racconta tutta la storia, dall'inizio alla fine, che riguarda appunto questa famigliola. È stupendo. Ma c'è tantissimo da dire, c'è da dire che la Gioconda muore di parto poi, muore. E Sì. quindi, quel personaggio ritratto non era una persona viva, lei era morta. Quindi praticamente era quasi una fotografia per far conoscere al figlio la Sì, madre. esatto. Infatti, Giuliano de' Medici, dopo la morte della Pacifica, decise di riconoscere suo figlio e naturalmente essendo occupatissimo, perché nel frattempo suo fratello era diventato papa, Leone X, e quindi lui era molto impegnato, lasciò il bimbo appena nato ad una famiglia
essere allattato, per essere cresciuto, a una famiglia di un paesino qui vicino che si chiama Monteguiduccio. Il bambino fu ripreso dopo circa 4 anni e portato a Roma, in Vaticano, dove naturalmente loro stavano col Papa. Però sto bambino piangeva troppo spesso, voleva la mamma. E allora Giuliano, mosso a compassione, non chiamò Leonardo. Leonardo era già lì e lavorava solo per lui in Vaticano, e gli disse: fammi il ritratto di una donna che assomiglia ad una mamma, che io possa dire al piccolo che quella è la sua mamma. Ti Che vedo dolce. commossa, ti vedo. C'è tantissimo d'altro. E il Papa, per esempio, che era suo zio, perché fratello di suo padre, giocava spessissimo con questo bambino e rideva a crepapelle. E gli diceva: ma quando adesso il papà va a prendere la mamma, va. Invece andava a prendere la nuova mo una moglie vera, che era una dei Savoia, e gli diceva che era la mamma. È tutto documentato, è tutto documentato. Sembra quasi una telenovela, ma è veramente tutto documentato. Il professor Zapperi, in questo libro Monna Lisa, Dio, ha dimostrato la vera storia di Ha questa dama. ritrovato tutti i documenti, che poi curiosamente successivamente anche noi li abbiamo ritrovati, quei documenti che lui ha utilizzato. Magari può essere anche la trama di un film, perché no? Ma sicuramente. Come avete fatto questa scoperta? Sì, la scoperta è stata, diciamo, non casuale, perché per me il caso non esiste. È dovuto all'esperienza di chi sa vedere, sa riconoscere dei particolari nel paesaggio, e soprattutto li sa correlare con un'opera d'arte, come Rosetta nel Dittico dei Duchi, la nostra avventura di cacciatrici di paesaggi è iniziata proprio così, nel senso che lei ha riconosciuto la collina sotto il mento di Federico da Montefeltro nel Dittico dei Duchi, e ha riconosciuto che quella collina era nella Valle del Metauro, perché lei conosceva esattamente sia i paesaggi, perché è studiosa di paesaggi d'arte, sia il Montefeltro, tutto il Montefeltro, tutto il Ducato d'Urbino, e quindi ha fatto questa correlazione. Dopodiché ha avuto bisogno di me, e quindi ci siamo conosciute. E racconta come. Racconto come, lo dico dappertutto, perché è stato curioso, nel senso che io ero in Egitto in una vacanza studio, diciamo, una vacanza studio, ma ormai molti anni fa, nel 2006, mi chiamò con il cellulare. Quella volta non era così scontato una telefonata internazionale, dico, costava anche, ecco, detto fra noi. Io, Rosetta, dico, ma cosa vorrà Rosetta? Mi chiama e mi fa, un po' emozionata, mi fa: ho trovato la collina di Piero. E io Wow. lì, in mezzo alle piramidi, ho detto: Piero chi? Piero della Francesca. A quel punto ho detto: aspetta che torno. E da lì ho cominciato la mia ricerca geomorfologica, perché io studio il paesaggio storico proprio, e quindi da lì è iniziata questa collaborazione, un po' all'inizio un po' strana, però che poi ha dato i suoi frutti. Io dico sempre: noi due rappresentiamo l'unicum che c'era nel Rinascimento, perché Piero della Francesca era artista, ma era anche scienziato. Leonardo lo stesso, anche se Leonardo era un grande sperimentatore, cioè lui la scienza sua ce l'aveva infusa. Lui sperimentava, lui aveva capito, era un grandissimo osservatore, quindi la dinamica dei fiumi, le frane, le scarpate, lui le vedeva tutte. Infatti a noi, per il riconoscimento del paesaggio della Gioconda, ci ha aiutato moltissimo. Poi c'è questo problema della compressione, che, ecco, mentre per rappresentare un grande paesaggio, lui aveva inventato, come si dice, la compressione. Un po' forse aiutato dall'esperienza degli specchi convessi, anche dell'anamorfosi, che era conosciuta. C'è un documento molto interessante del professor Federico Bassoli, che negli anni 40 o 50 aveva scoperto che Leonardo aveva fatto un esempio di anamorfosi su un volto.
Quindi lui, Leonardo, sapeva cos'era. Per chi non sa, perché in fondo questo canale l'abbiamo fatto anche per avvicinare le persone Sì, all'arte, perché ah, tutti ecco, esatto, ragione. la credono qualcosa che è al di sopra Una del mondo. montagna. Esatto, molto spesso si ama la storia, ma si odia l'arte. Per chi non è del settore, magari diamo un attimo anche a spiegare che cosa sono gli specchi convessi. Uno specchio convesso non è uno specchio piano, come noi di solito usiamo specchi piani, no? Guarda, io faccio sempre questo esempio del cucchiaio. Se voi prendete un cucchiaio, la parte di qua è la parte concava, la parte interna è la parte convessa. Se entrate in un supermercato e vedete, per osservare la gente che, non ruba, che rubacchia, ci sono questi grandi specchi convessi. Perché? Perché lo specchio convesso ha questa proprietà di racchiudere un grande spazio in una piccola dimensione, no? Quindi non so se avete notato, guardando uno specchio convesso si vede tutto il corridoio del supermercato, anche nelle strade, negli incroci, Vero. quando ci sono gli incroci, quelli sono specchi convessi. Bene, questa proprietà era conosciutissima nel Rinascimento. Per esempio, i fiamminghi lo usavano moltissimo, il famoso ritratto dei coniugi Anderlini. Non so C'è se proprio lo specchio. dietro c'è uno specchio convesso che addirittura riproduce il pittore. Leonardo sicuramente conosceva questa cosa e spinto forse anche da questa proprietà. Io adesso non so se noi non sappiamo se ha usato proprio gli specchi convessi, però ha compresso questi paesaggi e come dicevo prima, in alcuni casi proprio nella sinistra del quadro dove c'è, se voi guardate, sono quasi delle macchie. E questo roccione, perché molti l'hanno chiamato roccione, non è un roccione, è semplicemente la proiezione di un paesaggio enorme, lunghissimo, fatto con questo sistema dell'anamorfosi. Ora, anche qui noi ci stiamo lavorando ancora su queste cose, quindi sono cose anche che non Sì. abbiamo mai pubblicato e quindi la ricerca è in progress, quindi l'anamorfosi cos'è? Lo vogliamo dire? È una visione prospettica particolare che però, vista da un altro punto di vista, no, uno non riesce a capire bene Di cosa si di cosa tratta? si tratta. Il famoso, c'è un Vero. famoso quadro di un teschio. Sì, i due ambasciatori dovrebbe essere Brava. di Holbein il Giovane, se non ricordo male. Benissimo, si vede in primo piano questa cosa strana, dice, ma cos'è uno straccio? Sembra una roba così. Se uno lo mette lateralmente, È un vede teschio. un teschio. Quella è l'anamorfosi. Posso dire una cosa Sì. riguardo a Leonardo e l'anamorfosi? Mi viene in mente che nel suo famoso dipinto dell'Annunciazione, qualche critico dice che c'è il braccio di Maria, se non ricordo male, che rimane un po' sproporzionato, ma perché quel dipinto deve essere visto da un certo punto di vista. Vedi, Quindi esatto. Chiarato conosceva l'anamorfosi Come e sicuramente la sapeva utilizzare. no? Il quadro della Gioconda è una tavola piccolissima e gran parte di questa tavola è presa da lei, insomma, dalla figura della Gioconda. Dietro non rimane quasi niente. Come poteva inserire in questo piccolo spazio l'intero ducato di Urbino più una parte di Toscana? Era impossibile. E quindi lui ha pensato bene di lasciare la parte, il primo piano perfettamente visibile, insomma, come lo si può vedere, e le parti più lontane, dall'Alpe della Luna fino alla fine del territorio marchigiano e oltre vanno, perché c'era Gubbio che apparteneva al Ducato di Urbino, c'era Città di Castello, che sono oggi fuori dalla nostra regione, ma era immenso. E quindi lui tutto questo largo territorio l'ha compresso tutto ed è diventato una mappa. Se uno prende questo e lo dilata, viene fuori tutto questo.